modo. Hey, hey, I be going today, down to Yankee Candle to spend the day. Seems like every time I go, they've got something new to show. But I know one thing, that they love you. At Yankee Candle, they love you. Così inizia l'intro, capito? Beh, sì, vabbè. Ciao. Vi dicevo in un altro video, non so con quale ordine li caricherò, comunque li sto girando tutti oggi, che finalmente mi sono arrivate le due premium di luglio, parliamo di Yankee Candle ovviamente, come da titolo, e l'aspettavo da un anno io, perché queste erano le premium che mi ispiravano di più, che mi sistemo, perché voi sapete che io... E quelle che aspettavo da più tempo, quelle che proprio mi piacevano di più, anche perché le descrizioni mi avevano preso bene, quindi sono qui per recensire le premium. Per chi non lo sapesse, sono fragranze che erano magari che erano anche in Italia ma che non esistono più da anni, fragranze che sono esclusive americane e che mettono anche in Italia, esistono solo nel formato giara grande e escono ciclicamente a tre alla volta durante l'anno. Queste di luglio sono tre, sono sia Harbour, Windblow e Fruit Salad. Io ne ho prese due, la Fruit Salad non l'ho presa perché, non lo so, magari è buonissima, io però non avendo possibilità di annusarle, cerco di andare a botta sicura, ci provo, finora con le premium mi è sempre andata bene, speriamo di continuare. Dunque, voglio parlarvi per prima di questa, che è la Windblow, faccio vedere l'etichetta per bene. È una fresh. Io, come voi sapete, di solito cerco di non leggere le descrizioni della Yankee Candle, o perlomeno di leggerle così, senza pensieri, e poi farmi la valutazione mia. Qui ve le leggo perché comunque non le ho ancora accese, quindi allora la Windblow, la descrizione ufficiale recita così: l'aria fresca è un tocco di pungenti agrumi con spruzzi di mare, non spruzzi, spruzzi di mare e giglio. Come su una spiaggia in una giornata luminosa con il vento che scompiglia i capelli delicatamente. Praticamente non hanno detto niente tranne che agrumi. Vabbè, ogni tanto la Yankee ce l'ha queste cose di non scrivere niente, però vabbè. E allora, io questa l'ho annusata, vabbè, le ho annusate già entrambe appena mi sono arrivate. Continuo a sentire sempre la stessa cosa, io, cioè, nel senso, è una fragranza delicata, molto... A me non sembra molto, cioè, semplice come mix di odori. Io ci sento questo pizzico di agrumi, si sente, ma pochissimo. E ci sento però una forte, fortissima componente erbosa. Me la fa talmente, cioè, la sento talmente tanto che mi ricorda un'altra fragranza sempre della Yankee, che era la Wild Sea Grass, appunto, che aveva questo odore forte erbaceo, in cui si sentiva forte l'odore di quest'erba, l'erba secca, quasi fieno, che cresce però sulle spiagge. Non so come aiutare il vostro naso a capire ciò che sento io, però sì, sento fortemente questa nota erbosa che proprio mi fa, si sentono anche un pochino i fiori, però molto delicatamente. Può ricordare anche un pochino una fragranza con una componente fresh, quasi di detersivo. Però sì, cioè, alcuni l'hanno classificata come ammorbidente, detersivo, assolutamente no. Cioè, non ha quell'odore. Sì, io sento proprio una nota fresca, sicuramente, che è quella che dovrebbe rappresentare appunto il marino, cioè quegli spruzzi, sprizzi di mare. Però sento fortemente questa nota erbosa, salina. Più di così non so aiutarmi. Molto buona comunque, sicuramente la testare accesa per vederne l'intensità, altrimenti io... Dopodiché la seconda che ho preso è questa, che la sia Harbour. Ecco, questa è stata quella che mi ha stupito di più in generale, perché la trovo una fragranza particolarissima, cioè l'etichetta che io trovo stupenda, perché voi sapete la passione che ho io per tutto ciò che è mare, cioè nel senso i profumi del mare, io anche per me amo molto i profumi che hanno sale marino,
profumi ozonati comunque si chiamano, e quindi potete immaginare. Però da vedere così, sia per il colore che per l'etichetta, poteva sembrare che fosse una delle solite fragranze, tipo la Riviera. Parliamo della Riviera, la Riviera Escape, mi sembra che si chiami comunque, mi confondo con il nome della linea e il nome della fragranza. In realtà non ha nulla di tutto questo, cioè proprio niente. Io ora vi leggo la descrizione. Una brezza fresca dell'oceano incontra l'aroma accogliente di agrumi luminosi, dolce gelsomino e vaniglia calda. Allora, io vi dico che si apre, cioè questo per me, ora non so come sarà d'accesa, però per me questo è un capolavoro. Sarò che io mi eccito come una psicopatica quando sento qualcosa di nuovo e che mi travolge, ma a me questa mi ha travolto. Cioè, si apre, perché? Adesso faccio l'esperta. Si apre con una nota di testa. Anche le candele hanno le note olfattive, diverse dai profumi, chiaro, però ci sono note di testa, cuore e fondo anche in loro. Quando le candele profumate sono fatte come Dio comanda, cioè con la giusta quantità di oli e i capelli come ti pare a te, queste note si sentono tutte, cioè al naso, e soprattutto se uno come me al naso allenato, perché io adoro i profumi, di conseguenza la mia passione per i profumi mi ha portato ad amare anche in questo modo le candele, e ora però vi vengo a dire di cosa sa, perché me ne frega in cazzo. Allora si apre con una nota agrumata, ma è una nota agrumata di pompelmo dolce, molto dolce, perché immediatamente, ora svengo a forza d'annusare, immediatamente arriva il dolce di questi fiori che nomina fiori del gelsomino, probabilmente sono loro, ma e arriva subito predominante la vaniglia, cioè si apre con questa piccola nota pungente di pompelmo. Fate conto, proprio pompelmo per me, non agrumi in generale, pompelmo, perché è amarognola questa nota, ma sparisce subito perché arriva questo profumo di gelsomino, perché il gelsomino comunque è un fiore molto dolce, che poi subito porta alla vaniglia. Dunque, queste cose che io ho usato adesso, una volta accesa, bisognerà poi vedere come si amalgameranno fra di loro. Però giuro, e vi consiglio, anche se siete amanti delle marine, non vi aspettate, perché io di marino qui dentro ci sento poco, pur essendo che nell'insieme può ricordare un paesaggio come quello che vedete nell'etichetta. Però vi consiglio veramente, anche se voi siete spaventati da queste note agrumate che vengono nominate in questa candela, di andare ad annusarla, perché per me merita tantissimo. Spacco tutto. Sono contentissima di averla presa. Conto di accenderla, naturalmente. E se mi piacerà veramente tanto come mi piace da spenta, conto di prenderne un'altra. Guarda, mi sbilancio, ma sì, come quello delle televendite. Ah, che review. Ora che muoio di caldo, vado a farmi una doccia perché non ne posso praticamente più. Spero di avervi un minimo aiutato. Vi saluto. Ciao ciao. Vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Candle Mania Italy, che è il gruppo del quale faccio parte, e vi ringrazio sempre e vi saluto.